Questo video è stato prodotto da Riccardo Zigarini, Ars Gothica e Nick Seiri. Fantocci, Fantozzi, di Paolo Villaggio. Fantozzi va a teatro con i biglietti omaggio. Lettura di libri in pillole. Illustrazione di Touché. Domenica scorsa Fantozzi è andato a teatro. Un suo feroce e sagace cugino gli aveva regalato due biglietti omaggio per lo spettacolo familiare della domenica pomeriggio. Fantozzi del mondo dello spettacolo aveva sempre avuto notizie di seconda mano e non aveva ancora ben chiaro il confine fra teatro tradizionale e spettacolo di varietà o rivista all'italiana. Questo per il passato. Poi era successo un fatto curioso. La radio aveva iniziato un bombardamento a tappeto di musica leggera. La televisione aveva continuato questo orientamento con una nutrita serie di fortunati varietà musicali. Negli spettacoli di musica leggera si cominciarono poi a bersagliare con strali acutissimi gli spettacoli di musica leggera, consolidando così il sistema. «È quello che la gente vuole!» si scusavano i mega presidenti del mondo dello spettacolo e della stampa telecanora. In realtà, Fantozzi voleva solo quello, perché pensava che fosse ormai l'unica realtà. Quando Fantozzi disse alla moglie che domenica l'avrebbe portata a teatro, la signora Pina lo guardò esterrefatta. A teatro? Come? Disse. A teatro a vedere uno spettacolo teatrale. Ma non so quale. Chiarì Fantozzi. La Pina lo guardava come si guarda un marito che dopo 20 anni di sereno menage matrimoniale dichiara improvvisamente di essersi innamorato di un artificiere del genio. Il collega Fracchia l'aveva sommariamente istruito mettendolo in guardia contro grosse sorprese. In tutti quegli anni di telecanzoni gli aveva detto il teatro aveva subito un'evoluzione che in alcuni casi, e qui aveva citato il Living Theater, l'aveva reso irriconoscibile. Un po' preoccupato, lasciato il basco e cappotto al guardaroba, Fantozzi entrò nel teatro Tommaso Salvini con i biglietti omaggio, il suo tragico spigato siberiano e la sua signora alle 2:30 di domenica pomeriggio. Lo spettacolo cominciava alle 16 e stavano ancora facendo le pulizie. Messo in guardia e reso più che mai sospettoso dall'esperienza di Fracchia, sussurrò alla moglie di stare composta e di seguire la vicenda, perché forse erano entrati a spettacolo già cominciato. Alle 16 il teatro era quasi pieno e il sipario si alzò con gran spavento di Fantozzi. Si rappresentava una pièce del teatro studio di un giovane autore esordiente. Fantozzi era un po' nel pallone e perché erano finiti in quart'ultima fila e dietro l'unica colonna della sala, aveva riconosciuto il capo dell'ufficio vendite in prima fila. Per i primi 20 minuti gli attori, tutti in nero, rimasero in silenzio in un'assoluta immobilità. Fantozzi aveva spiegato alla signora Pina, rifacendosi alla sua esperienza calcistica, che forse si trattava di un minuto di silenzio per la morte di qualche grande attore, ma questa teoria venne presto accantonata. Per il caldo dovuto allo spigato siberiano e per la colonna, al 20° minuto di silenzio, Fantozzi era a disagio. Improvvisamente alle loro spalle balzò su con un urlo selvaggio un attore gigantesco con giaccotto senza maniche di pelle di pecora, capelli radi ma lunghissimi e basette paurose. Mentre Fantozzi andava a pavimento, l'attore corse urlando verso un'uscita laterale. Brandiva un cartello contro l'intervento americano in Vietnam. Così finì il primo tempo. Fantozzi, visto che il pubblico si alzava, pensò che fosse finito lo spettacolo e andò verso il guardaroba, ma mentre si infilava il cappotto, vide tutti al bar che facevano salotto. La guardarobiera gli spiegò pietosamente che c'era l'intervallo.
Portò la pina verso un gruppetto dove c'era il capo dell'ufficio acquisti con i notabili, e quando Fantozzi fu a 6 metri, il capo sorrise nella sua direzione e si fece avanti a mano tesa. Fantozzi avanzò emozionatissimo e cominciò: Dottor Mughini, se ce permette, le presento mia mo. Il capo passò oltre e strinse calorosamente la mano ad un alto magistrato alle spalle di Fantozzi. Lui si trovò con la mano tesa contro la parete del bar. La signora Pina gli chiese: Che fai, Ugo? Mi leggo la mano, tentò Fantozzi senza convincerla. All'inizio del secondo tempo gli cominciarono dei tremendi brontolii di pancia o borborigmi. Fantozzi guardò spaventato gli spettatori vicini e sorrise tragicamente. I brontolii cominciarono poi a diventare dei latrati. Arrivarono fino alle prime file, che ora cominciavano a zittire. Su consiglio di un vicino, Fantozzi si diresse alla toilette. Stava per esplodere. Si avventò con un'autonomia di 20 secondi, mugolando verso la porta indicatagli. Entrò, si denudò secondo una sua vecchia abitudine e si lanciò verso la coppa. Ma prima mise il piede su un pezzetto di sapone e con una gran sforbiciata uscì dalla finestra e finì nudo in strada. Un vigile lo coprì con un guanto bianco e lo riportò in teatro. Tutti pensarono che fosse una trovata del regista e applaudirono. Entrò improvvisamente un gruppo di contestatori con barbe che occuparono il teatro per protesta. Gli spettatori uscirono in ordine, ma Fantozzi, nel frattempo rivestitosi, applaudiva decisamente da fondo sala, convinto di essere arrivato alla passerella finale. Un contestatore in barba gli urlò: «Fascista!» E qui Fantozzi si disorientò completamente, perché nel 34 aveva fatto 2 anni di galera e aveva perso il posto. Cercò di domandare perché diavolo occupavano il teatro proprio quell'unica volta che lui aveva i biglietti omaggio. Gli rispose un'altra barba con sguardo lampeggiante: «Bisogna combattere le strutture del teatro borghese per non lasciarsi schiacciare dal sistema!» Fantozzi, impietosito, gli domandò quanto guadagnasse e quello: «Io? 50 milioni a film!» Fantozzi andò al guardaroba, ma scoprì che i notabili gli avevano portato via il cappotto. Mentre tornava verso casa, rabbrividendo di freddo, pensò che lui e tutti gli altri 50 milioni li guadagnavano in 50 anni di lavoro in un sottoscala.